Giugno fino a fine anno la Croce Rossa italiana prenderà in gestione l'hotspot di Lampedusa, circa 70 gli operatori in campo per garantire standard dignitosi di accoglienza che andrà di pari passo a trasferimenti più veloci, progetto presentato a Roma dai vertici della Croce Rossa italiana e dal commissario all'emergenza e immigrazione Valerio Valenti. Il servizio è di Angela Caponnetto e Marco Aquili. La sfida è molto forte, siamo pronti, abbiamo messo in piedi tutto un organigramma di persone che faranno un'azione importante a tutela dell'umanità per le persone che arrivano e cerchiamo di trasformare questo hotspot in quello che noi chiamiamo sin d'ora il baluardo dell'umanità. Cambio di rotta all'hotspot di Lampedusa, dove dai primi di giugno arriva la Croce Rossa nella gestione del centro per garantire standard di accoglienza dignitosa in vista dei flussi che con la bella stagione potrebbero intensificarsi, di concerto con la struttura commissariale all'emergenza migranti. Non più bambini senza scarpe, persone che dormono a cielo aperto e concentrazione di esseri umani fragili. Non ci saranno più posti letto, ma più trasferimenti veloci verso altre regioni italiane, con navi traghetto e con aerei, per i quali la struttura sta facendo convenzioni con privati. È evidente che è un carico a cui dobbiamo fare fronte in maniera ordinaria. Stiamo lavorando col Ministero delle Infrastrutture per allestire un servizio di trasporto più strutturato, più capace. Saranno invece raddoppiati i numeri dell'accoglienza, soprattutto in Sicilia e in Calabria, con nuovi centri di prima accoglienza. Nell'hotspot di Lampedusa la Croce Rossa apporterà delle modifiche e inserirà un maggior numero di operatori, in particolare specializzati con i minori, che arrivano sempre più numerosi. Vedremo il collegamento con le proprie famiglie, perché la prima cosa che uno fa quando arriva sono dei viaggiatori, migranti che scappano magari da mesi, da paesi in cui non era garantita la sopravvivenza e devono mettersi in contatto con le famiglie.